Con questa lezione affrontiamo brevemente il tema della didattica narrativa perché è la diretta conseguenza del vivere all'interno di un mondo multicanale che presenta una molteplicità di strumenti. Questa è solo una presentazione della lezione che trovate nel formato PDF allegata a questo corso. Si tratta qui di alcune slide che vengono registrate attraverso una lavagna. È noto a tutti il processo di comunicazione emittente-ricevente. Parliamo del fatto che questo modello di comunicazione all'interno di un ambiente scolastico in chiave multicanale non è più proponibile. Aggiungiamo il fatto che il meccanismo tradizionale emittente-ricevente è di stampo autoritario. Non ammette repliche in sostanza. Vedrete come la comunicazione è lineare e il ricevente sia sfasato rispetto all'emittente. In un sistema narrativo, al contrario, il soggetto si presenta come facente parte di una comunità che parla, una comunità che racconta, una comunità che ha un'interazione reale. Non è più il meccanismo tradizionale emittente-ricevente. La partecipazione. La partecipazione è un elemento importante, specialmente se consideriamo che questo ambiente può essere quello della classe. In un meccanismo di lezione tradizionale, che corrisponde a quello della comunicazione tradizionale, questa partecipazione è inesistente. Il soggetto non si racconta. Leggerete che cosa pensa Brunner a proposito di questo argomento. Perché il sistema narrativo è un sistema così potente dal punto di vista del coinvolgimento, della partecipazione e della motivazione del soggetto? Fondamentalmente perché il meccanismo della narrazione si sviluppa attraverso un processo di identificazione, quindi identificazione anche dei partecipanti all'interno della stessa comunità narrante. La partecipazione del soggetto attraverso questo meccanismo di identificazione, di empatia con i soggetti che fanno parte di questa comunità, lo porta a condividere emozioni e sentimenti. È questa la forza di un meccanismo narrativo. Riflettiamo un momento sul significato di questi termini, emozione da un lato e sentimento dall'altro. Molto spesso, per esempio, in campo pubblicitario si parla del fatto di aiutare il soggetto a stabilire delle emozioni. Il nostro punto di vista è differente. Noi pensiamo che le emozioni siano certamente importanti, ma che un rapporto solido, quindi la costruzione di una vera relazione, si fonda sui sentimenti, non sulle emozioni. Ogni tanto questi sentimenti possono provocare delle emozioni che possono avere anche delle punte importanti, ma la solidità e la continuità di un rapporto tra soggetti è fondato indiscutibilmente sui sentimenti. Questa slide sottolinea ancora una volta che i meccanismi di ricerca di feedback oggi, specialmente nel campo della cultura di massa, sono essenzialmente rivolti alla ricerca di emozioni, mentre noi invece siamo rivolti alla costruzione di una relazione e quindi vogliamo fondare più solidamente i rapporti della comunità, in questo caso la nostra comunità, vale a dire la scuola, la classe, i nostri studenti. Infine, sottolineiamo ancora un aspetto estremamente importante dei meccanismi narrativi, vale a dire la non funzionalità del meccanismo narrativo in sé. Mentre un feedback tradizionale, un'interrogazione, un'esposizione, una verifica hanno una funzionalità che derivano appunto da un sistema di valutazione, il meccanismo narrativo, che peraltro può essere valutato, ma con altri criteri e altri strumenti, non implica una finalizzazione del discorso. La letteratura, come diceva Mario Vargas Llosa, è fine a se stessa, per questo è godibile e per questo noi desideriamo una scuola godibile, ma anche una professione che sia godibile.